Eccoci di nuovo assieme per il nostro appuntamento con Telebelluno Agenda. Vediamo qualche proposta per sabato 23 marzo. Anche quest'anno, con l'arrivo della primavera, arrivano le giornate di primavera organizzate dal FAI, Fondo Ambientale Italiano. Iniziativa giunta ormai alla sua 27esima edizione, prevista per il weekend di sabato 23 e domenica 24 marzo. Saranno oltre 1100 i siti tra chiese, palazzi, ville, giardini, aree archeologiche che verranno aperti in via straordinaria in 400 località del bel paese. Protagonista ovviamente anche Belluno, con la delegazione bellunese del FAI. In questa occasione si torna proprio in città. Due saranno i luoghi di assoluta rilevanza storico-artistica, per tanti anni chiusi in condizioni precarie, che saranno aperti al pubblico. Si tratta di Palazzo Bembo, grazie alla collaborazione dell'amministrazione comunale, e Palazzo Doglioni a Borgo Piave, meglio conosciuto come il Bottegon. L'appuntamento è quindi con le giornate del FAI anche a Belluno per sabato 23 domenica 24 marzo. Ed ora andiamo avanti con un'altra attività, questa volta protagonista è la musica. Il coro Monti del Sole, diretto dal maestro Luca Lotto, propone una serata di beneficenza a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione del comune di Taibon, con canti e riflessioni, in questo caso per Lagordino. Graditi ospiti saranno i componenti del coro Valcavasia di Cavaso del Tomba. La serata sarà presentata per l'occasione da Michela da Canal. L'appuntamento quindi è rivolto a tutta la popolazione per questo concerto del coro Monti del Sole, che si terrà sabato 23 marzo con inizio alle ore 20:45 alla chiesa parrocchiale del Mas di Sedico. Andiamo avanti adesso con un'attività, vi do già un'anticipazione per lunedì 25 marzo. Il Comune di Limana, Biblioteca Comunale, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Trichiana e Limana, con il contributo della locale Proloco di altre realtà del territorio, è lieto di presentare la 23esima edizione dell'iniziativa culturale Fanta Librando, rassegna di letteratura per bambini e ragazzi. La manifestazione verrà inaugurata alla nuova Biblioteca Comunale di Limana lunedì 25 marzo alle 17:15. Alla presenza dei bambini delle classi quarte elementari, delle loro maestre e di altri attori che appunto hanno svolto dei laboratori durante i mesi di febbraio e di marzo. Durante le 3 settimane di rassegna sono previsti molti incontri per bambini ed adulti che spaziano dalle letture ad alta voce ai giochi, agli incontri con gli autori e i professionisti della lettura ad alta voce. L'appuntamento quindi alla Biblioteca Comunale di Limana per lunedì 25 marzo alle ore 17:15. E noi abbiamo concluso così anche per oggi l'appuntamento con TBD Agenda. Arrivederci.